ciò che ho di bellare. Festival straordinario, partiamo dalla scuola e arriviamo al teatro. Nuove scuole coinvolte mattina e sera qui sul palco del Teatro Garibaldi. Si esibiscono tantissimi giovani, tantissimi ragazzi che vogliono portare a far conoscere, perché parliamo di conoscenza, agli altri le storie che fanno parte della nostra terra, della nostra Sicilia. E tra l'altro volevo salutare che sono arrivati oggi pomeriggio la scuola di Catania, che domani si succede. Liberi come attori. Liberi come attori. Liberi come attori, e domani saranno su questo palco con Sogna Ragazzo. Esatto. E poi io parlerei delle iniziative con la serata. Allora, io intanto vorrei dire a tutti che siamo in questo momento, stiamo registrando la diretta su bellaradio.it, perché abbiamo anche la radio e quindi abbiamo queste video interviste che faremo, quindi tutte le scuole, tutti i ragazzi verranno intervistati, e quindi basta andare su bellaradio e andare a vedere un po' tutte le interviste. Mentre adesso avete capito perché ehi in bella, noi siamo così, dai. Yeah, siamo giovani, young. Yeah. Ok. E allora Paolo, adesso è arrivato un momento fondamentale, un momento importantissimo, perché io mentre pensavo a questa serata, a questa presentazione di questa importante intervista, stavo leggendo un libro, che è un libro ovviamente di musica, di Paola Mogheri, che è una speaker radiofonica italiana catanese fortissima, che su Virgin Radio propone un programma che si chiama Paola is Virgin. Il titolo di questo libro è Rock e Resilienza, come la musica insegna a stare al mondo. Paola ha intervistato più di 1300 artisti, da Lou Reed a Roger Waters dei Pink Floyd, a Vasco, ai Rem, a Skin, ha intervistato un po' tutti e tutti gli hanno regalato qualcosa. E voglio leggere un piccolo estratto. Il dolore è una bomba emotiva che va smantellata, gli disse un giorno Bono degli U2, baciandole il tatuaggio sul braccio dedicato alla mamma che non c'è più. Chiunque ha una ferita, le ferite portano chi le ha a trasformarsi per forza di cose. Essere resilienti è più che resistere. Significa imparare a vivere facendo dell'ostacolo un trampolino di lancio che non immaginavamo. Della fragilità una ricchezza, dell'impossibilità una serie di possibilità. Così si impara che tutti i dolori sono sopportabili se trasformati in una storia. Che narrare la propria sofferenza facendola esistere nella mente di un'altra persona assume un prezioso valore relazionale di condivisione. Leggendo questo, la mia mente si è trasferita a Napoli, da Alessandra Clemente, che è qui con noi, assessore alle politiche giovanili del comune di Napoli, che in un tema aveva paragonato un gambero capace finalmente di camminare anche in avanti e non solo indietro. Signore e signori, Alessandra Clemente. E adesso tocca annunciare chi intervisterà Alessandra Clemente. Intervista un altro, si chiama mascolo però, Alessandro, questa volta Gallo. Alessandro Gallo è stato sempre molto vicino a questa città, è un grande amico, diciamo che mi ha battezzato, perché fondamentalmente quando io ho iniziato a pensare di legalità a scuola, mi avevano detto, secondo me dovessi telefonare ad Alessandro Gallo, e io l'ho chiamato e ci siamo un attimo confrontati e ne è subito nato questo quest'amore platonico, però che scambio di sguardi, sì. Voi non ve ne accorgete laggiù. Alessandro, brevemente vi racconto ma proprio breve la sua storia, perché è una storia bella tra l'altro. Dove fondamentalmente la scuola è stata importantissima, per questo io dico sempre la scuola, i messaggi, il teatro, la cultura, parliamone in tutti i modi. Alessandro, per una punizione data da un insegnante, lui era come si dice a Napoli? Uno scugnizzo, e viveva in un contesto delle realtà, non dico quella rione perché non.
Napoli è Napoli. E proprio per una punizione data da un insegnante, lo costringe sinteticamente a fare teatro, a fare una recita, a recitare Shakespeare. E lui lo fa e si innamora di, questa, di questo mondo e lascia, continua a studiare, lascia Napoli dopo il diploma, spinto sempre dall'insegnante, e va a Bologna, si laurea, si dice, si diploma a Dams, e vive lì adesso, sposato con una sua compagna napoletana, ma è diventato uno scrittore, è diventato un regista, è diventato un attore. E lui proviene da un ambiente dove c'è suo papà che era camorrista, una serie di parenti più o meno storici ma pericolosi, e quindi io dico bravo, e dico bravo all'insegnante, e dico bravo alla scuola. Alessandro, se vieni, ti fai iniziare con il resto. Alessandro Gallo! Accomodatevi, e se volete... Inizio. Noi ci accomodiamo giù. Allora, innanzitutto grazie. Io sono qui dal 2014, insomma, ho avuto la fortuna di incontrare Paolo grazie al mio editore, che è siciliano, sono molto legato alla Sicilia perché sono un autore di letteratura per ragazzi, e il mio editore, Navarro, editore di Palermo, mi ha portato su questo territorio per presentare il mio primo romanzo, Scimmie. E fin da subito, insomma, mi sono affezionato a questo territorio e ogni anno, quando riesco, cerco sempre di fare un salto e portarvi una storia, non sempre la mia storia personale, ma anche altre storie. E questa sera facciamo due chiacchiere, cercheremo di non dilungarci troppo, perché Alessandra spesso ci incontriamo e siamo pericolosi, rischiamo di fare due o tre giorni di chiacchierate lunghe, lunghe, lunghe. Quindi ogni tanto, Paolo, se vede che ci dilunghiamo, faccio il segnale. Vi facciamo notare che ci siamo quasi vestiti uguali, non l'hanno fatta apposta, ve lo assicuro. Non ci siamo neanche sentiti al telefono, ci siamo visti un mese fa. Siamo scambiati giusto un messaggio per dire ci vediamo a Enna tra qualche giorno. Parto subito con una domanda, o meglio, prima di farti questa domanda, parto un attimo dal 1998, Alessandra. Io metto piede sulla scena, mi trascino questa storia di un papà legato a un clan importante come Di Lauro, ad una cugina che ha scritto una storia importante della cronaca nera, Nikita, Cristina Pinto, la prima donna killer. Quindi cresco in un ambiente dove la camorra non è un problema. E il problema è chi contrasta la camorra, Ale. E addirittura non è neanche un problema se a un certo punto sotto casa tua ti ammazzano un ragazzo, mi viene in mente Fabio, Rione Traiano, le Pambe. E noi ne discutiamo a scuola, ne discutiamo perché la professoressa mette sul tavolo due vocaboli: vittima, innocente. E ci fa una domanda secca, la professoressa Angela Sposito, quella santa donna, e ci dice: che cos'è per voi una vittima innocente? Io mi ricordo ancora le nostre risposte, Ale. Per noi erano risposte quasi indifferenti a questi due vocaboli. Addirittura mi ricordo che Arturo, che era questo mio amico di Tartura Tartarugo, che era sto fisico che era scolpito come una tartaruga a 14 anni, una cosa esagerata, disse: ma non esistono le vittime innocenti, perché la camorra non fa le vittime innocenti. E lei poi cercò di entrare dentro a questo pensiero di Arturo. Che significa Arturo? Arturo fece una spiegazione, poi da qua voglio partire. Secondo Arturo le vittime innocenti non esistono perché se la camorra t'ammazza non lo fa mai per errore. Allora la professoressa non capiva, fece: ma spiegati meglio, Arturo. Perché l'esempio di Fabio, e poi ci racconterà la tua storia. Fabio stava andando a Vederlandia, il papà lo sapeva che non doveva passare in quel quartiere, perché in quel quartiere c'è una guerra di camorra. Il papà lo sapeva che alle 7 di sera ci stanno coprifuoco, e colpa del padre, cioè è assurdo peraltro se ci pensate, il figlio è morto perché è colpa del padre, perché noi stiamo facendo una guerra. Quindi è come se a un certo punto l'oggetto della discussione fu che il problema non era la camorra, il problema erano i buoni, il problema era Fabio, il problema era il padre, il problema forse sarà tua madre che vivete in un quartiere che non dovevate vivere. Insomma,
attorno alle vittime innocenti, spesso i ragazzi, soprattutto gli adolescenti, si rapportano con queste storie, che sono storie importanti, storie che noi abbiamo visto, ok, scivolare sotto i nostri occhi, si rapportano come non è un problema della camorra, il problema è di chi è morto, si è ammazzato da solo, Ale. La mia domanda è, io poi l'ho superato perché la professoressa, appunto, quei vocaboli, vittima innocente, e poi ci aggiunse dopo qualche anno, con tanta difficoltà, di camorra, attenzione, perché mica è facile, ragazzi, vittima innocente, di camorra, come fu anche la stessa che trasformò un teatro per la legalità in un teatro contro la camorra. E provate a pensare, noi figli di, in scena contro la camorra. Io l'ho superato quando ho iniziato poi a leggerle queste storie, a studiarle queste storie, cioè ad avvicinarmi. Io a un certo punto mi sono chiesto, ma chi è sto Fabio veramente, che colpa teneva questo guaglione? A Giancarlo, che è una storia che Siani, Giancarlo Siani, che era entrato nella nostra scuola perché la prof decise di intitolare il teatro a Giancarlo Siani. Io mi ricordo ancora la targa, a te Giancarlo, vittima innocente di camorra. Noi siamo stati per mesi che noi, senza coraggio, non guardavamo quella scritta, perché per noi vittima innocente di camorra non esiste, ma chi è Cristo? Com'è possibile, questa è la domanda, arrivo al punto, che tutt'oggi in alcuni quartieri di Napoli si faccia ancora difficoltà a assorbire queste storie, a fare queste storie, non le storie di un parente di una vittima innocente, non le storie di un esercito di persone che scelgono di stare dalla giusta parte, che sia in Napoli o Rubiera, sedersi e dire noi facciamo un evento contro le mafie, ok? No, come si fa a fare in modo che queste storie diventino storie di tutti, storie di comunità? Grazie, un applauso ad Alessandro. Un applauso, perché in questa tua domanda c'è una bellissima risposta, una bellissima testimonianza. E mi ha fatto subito venire in mente, io oggi sono assessore della città di Napoli, mi occupo di ragazze e di ragazze, lunedì iniziamo un percorso con uno strumento potente come il teatro, che è la musica, e l'abbiamo visto qui all'inizio di questa bellissima serata insieme. E sarà un progetto dove dei ragazzi di un liceo, un tecnico, il Galeani, staranno insieme con dei ragazzi dell'area penale. E abbiamo scelto un luogo che è uno spazio polifunzionale, molto bello, figo, attrezzato, luci, attrezzature, mixer. Questo spazio è uno spazio che si trova a Forcella ed è uno spazio che porta il nome di Annalisa Durante, che aveva 14 anni ed è stata uccisa nello stesso modo di Fabio De Bandi. Era in strada, in quella strada di Forcella, era con le sue amiche sotto al palazzo, e a un certo punto c'è stato un agguato armato criminale tra clan, tra organizzazioni criminali, e un proiettile l'ha colpita e per sempre le ha strappato la vita. E quindi questo luogo, oltre a portare il suo nome, è proprio lì, a pochi passi, a un fiato, da dove è successo tutto questo. Ieri salto dalla sedia perché mi chiama il responsabile del centro di giustizia penale minorile: assessore, i ragazzi saranno due. Perché? Dato il luogo Forcella, facciamo difficoltà a portare i nostri ragazzi lì. La mia più grande vittoria è quella di aver raggiunto in scooter subito la direttrice Maria. Lunedì i ragazzi saranno 12. Come è successo tutto questo? Ho detto: Maria, fammeli incontrare. Incontrarsi, conoscere la storia, ma soprattutto sentire la storia. Ragazze e ragazzi, noi possiamo fare tante cose e possiamo usare le orecchie, gli occhi, le mani. Quando usiamo il cuore, sentiamo. Non è un caso che la parola sentimento evoca qualcos'altro, evoca gli amori, evoca la possibilità realmente di far entrare un pezzo degli altri dentro te stesso. E quindi la memoria
delle storie, delle vittime innocenti di mafia, 'ndrangheta, corruzione, anche di mala politica, volendo, ma la storia delle vittime innocenti, delle pagine violente e criminali delle nostre città, delle nostre terre, dei luoghi dove siamo nati, l'unica possibilità è sentirle col cuore, altrimenti sarà sempre un qualcosa di retorica e di circostanza. Quando ho lasciato i ragazzi, tutta quella diffidenza è finita. Ed è finita perché loro, nel sentire il modo con il quale io ho parlato di Annalisa, hanno visto la loro fidanzata, hanno visto una loro sorella, hanno visto una loro cugina. E quindi è caduta giù una paura che diventa in alcuni casi una grande corazza. La paura in alcuni casi può diventare anche una mazza da baseball. Come ne fotti, io lì non ci voglio andare, perché a me non me ne fotte tutto questo. Tu a me mi vuoi portare a fare cose in tuo spazio, Annalisa Durant? No. Una frase violenta, è una frase brutta, ma in realtà è una grande paura, è una grande debolezza. E noi come sconfiggiamo le paure? In primo luogo, capendo che non dobbiamo vergognarci delle nostre paure, capendo che queste paure probabilmente vengono da un dolore, e fare un qualcosa come quell'incipit meraviglioso dell'intervista che prima tu ci hai letto, che vuol dire capire che nella vita esiste tutto questo, esiste il male, esiste il dolore, esiste la vergogna, ma che tutte queste cose insieme si possono trasformare. La prima regola per me è non lasciare nessuno da solo e non isolarsi. È importante far andare queste due cose insieme. Non lasciare gli amici, le persone che ci stanno intorno da sole, ma neanche noi non dobbiamo mai isolarci. E allora il dolore diventa forza, la vergogna può diventare vittoria e la paura può diventare coraggio. Come il coraggio dei ragazzi lunedì verranno in 15 e noi siamo contentissime. A Forcella. E mi riallaccio a Forcella, al fatto che siamo abituati al pregiudizio, o meglio siamo abituati a rapportarci con alcuni luoghi di Napoli, soprattutto per chi vive al di fuori della Campania, con tanto pregiudizio. Tu sei assessore di una città che insomma ha 1 milione di abitanti, di una città che è ricca di contraddizioni, che conosco bene perché fino a 18 anni insomma ci ho lasciato non il sangue, la carne e l'anima, ma di più in questa città. Eppure però tu mi dici, anche all'interno di alcuni quartieri, no, io non ci vado a Forcella, perché quindi anche all'interno di Napoli ci sono alcuni ragazzi che si rapportano con alcuni quartieri ancora con paura, ok? Perché pensano che Scampia, che Secondigliano, o che anche il mio stesso quartiere, che è Treano, siano territori difficili. E tu fai parte di un team che amministra una città complicata, inutile nasconderci che non è complicata. In una città dove a me piace sempre sottolineare il fatto che se in tutto il paese gli uomini si rapportano cercando di regolarsi tra di loro sulla base di alcune norme, a Napoli ci si regola sulla base degli affetti. Napoli non è una società che si costruisce sulle norme, ma si costruisce sulla regola dell'affetto, ok? Capisci dove voglio arrivare. Quanto è difficile per un assessore alle politiche giovanili amministrare una città dove ancora prima della norma c'è un peso importante, che è quello dell'affetto, che poi si può tradurre in carnalità, in qualsiasi altra parola e vocabolo che vogliamo, però quanto è difficile essere assessore in un territorio così? È difficile quanto una buona cura. Quando c'è una malattia hai bisogno di una buona cura. E allora siamo tutti bravi a denunciare un sistema corrotto, però se da quel sistema può venire qualcosa per me, un piccolo piacere, un grande piacere, o anche semplicemente un pensiero in meno, va? Che faccio? Mi metto in fila, anche io, come un cliente di quel sistema, oppure no?
malattia. È una malattia che potremmo chiamare sfiducia, rassegnazione, ma anche omologazione. Tutti fanno così, quindi faccio anch'io così. Rassegnazione, tanto è tutto stupido, è tutto inutile, se non lo faccio io lo farà Alessandro, quindi io sono furba, meglio che lo faccio io. C'è bisogno di una grande cura, e allora in questa cura degli affetti ci vuole grande credibilità. Vedete, la legalità non si insegna in cattedra o con un bel discorso o con un bel convegno e tanti applausi, ma la legalità si consegna con l'esempio, come ti comporti ogni giorno. E all'improvviso, quando decidi di assumere un incarico pubblico, è un enorme privilegio, ma anche un'enorme responsabilità. Hai un'opportunità che tutti ti guardano di più, ti guardano meglio, ti guardano con attenzione, ti guardano con giudizio. E allora tu puoi consegnare esempio, il tuo stile, il tuo modo di fare, ed essere la prima, il primo a comportarti in un determinato modo. E quindi essere credibile. Perché la cura di tutto questo, che dalle cose più piccole e stupide alle cose più drammatiche e violente e ingiuste, il sangue di ragazze e ragazzi innocenti e di donne e uomini innocenti, ha bisogno di un grande impegno di credibilità da parte nostra. E allora quando c'è affetto vedo il positivo, che non è la plastica della legge, del dire vabbè c'è scritto così, poi anche se è sbagliato, io l'importante è che faccio così. C'è qualcosa di più profondo, c'è un concetto legato alla giustizia sociale, c'è un concetto legato alla carica umana che ognuno di noi mette nella vita, in base agli ideali che ha e ai valori che ha. Certo, se i tuoi ideali, se il tuo valore nella vita sarà l'apparire, la macchina potente, lo scooter, l'ultimo modello delle scarpe, il giubbotto di pelle, l'SH, il motorino, le vacanze, farai un percorso. Ma se i tuoi valori nella vita non saranno l'apparire ma l'essere, mettere gli altri, la solidarietà, la giustizia, la libertà, l'uguaglianza, allora il tuo percorso di vita sarà profondamente un altro. Ed è per questo che la scuola è quella dimensione fondamentale che noi dobbiamo proteggere e tutelare, affinché noi possiamo tutti quanti essere degli esseri umani di serie A. Perché i ragazzi e le ragazze di questo paese che mettono al centro della propria vita valori culturali e valori quali quelli della Costituzione saranno degli esseri umani di serie A. Esseri umani di serie B invece saranno ragazze e ragazzi che in modo drammatico avranno nel loro percorso di vita tantissime preclusioni, preclusioni di tanti affetti, ma anche preclusioni di un qualcosa che ha un valore incredibile, molto di più di tantissimi conti in banca che noi possiamo avere, che è la forza della cultura e della libertà, ed è la forza di un ideale e di credere che la propria vita può essere in primo luogo ispirata a tutto questo, che avere le tasche piene di qualcosa, ma poi ben presto la cassa di morte piena della vita, non soltanto di qualcuno che era un tuo amico, per esempio, ma anche di lì a qualche mese, anche della tua vita, perché poi questi percorsi sono percorsi drammatici, fatti o della morte o dell'arresto, del fine pena mai. E per chi sente un giudice dire questa parola è un qualcosa che veramente ti crea un vuoto, uno squarcio nella pancia che è indimenticabile. Allora poi ti chiedi, e anche quei ragazzi poi se lo chiedono, quando invece riescono ad emanciparsi perché vengono presi per mano, e il vero arresto non è stato tanto quello delle manette, ma l'arresto di mancanza di opportunità che insieme come istituzioni riusciamo a mettere in campo, te lo dicono che la loro vita avevano deciso loro di non farla valere nulla, perché l'avevano messa a servizio delle ombre, delle tenebre, e soprattutto l'hanno messa a servizio di un qualcosa che era una grande truffa ed una grandissima illusione. Noi qualche mese fa ci siamo mangiati una pizza buonissima in un locale a pochi passi dal comune. Abbiamo passato una giornata, lei ha presente, effervescente. Siamo su tutte le nostre giornate, sono così quando ci si incontra, veloci ma
effervescenti, e perché ho presentato tra l'altro un romanzo in concorso di un premio che oggi mi hanno chiamato e mi hanno detto che ho vinto il premio, e quindi ci si dovrà rivedere, bisogna rivederci ancora. E mi ricordo che quel giorno abbiamo discusso molto di giustizia riparativa. Io poi sono tornato a casa e fatto i compiti. Ho fatto i compiti, ma soprattutto mi sono riletto e ho letto tantissimo su quella storia di quella donna di Piazza Mercato che tu mi avevi raccontato, di quella moglie di che ha deciso appunto di riparare questo bimbo. Ripara, mi piaceva questa immagine di riparo questo bimbo da questa truffa che tu mi dici. Quanto ancora c'è da fare, o meglio, forse dovremmo proprio, siamo proprio ancora a zero, nell'affrontare questo argomento che faccio anch'io fatica ancora a portarlo nel mondo delle scuole, ma anche nei mondi che contano. Che cos'è giustizia riparativa? La storia del gambero io la scrivo quando ho 10 anni, e infatti quando torno indietro penso sempre che è stata mia mamma che mi ha preso per mano e abbiamo scritto insieme con la penna, perché mia mamma era stata appena uccisa da 5, forse 6 giorni. Io avevo l'esame di quinta elementare e quel giorno andavo a scuola senza di lei, e per me è stata la cosa più faticosa ma anche più coraggiosa che sono riuscita a fare. Ed era una storia di fantasia. Le bambine e le bambine quell'anno dovevano scrivere un racconto di fantasia legato a un gambero che sognava di camminare in avanti, però il gambero per natura cammina al contrario, e quindi si chiedeva alle bambine e ai bambini, classe 1997, esame di quinta elementare, prima c'era questo esame tra l'elementare e la prima media, di raccontare una storia di fantasia. E la mia storia fu la storia di un gambero che si allenava, faceva esercizi, psicomotricità, tutta una serie di attrezzi speciali, e talmente tanto che si allenava che a un certo punto è andato oltre e si è rotto le chele. E allora inizia a fare delle sessioni speciali, inizia a piangere in modo disperato, e sperava dopo tutti questi appuntamenti con i medici, con i dottori, di curare le sue chele. E quindi, perché lui tutto sommato diceva, io per camminare in avanti come un coglione adesso non cammino neanche indietro perché mi sono rotto le chele, quindi almeno ti prego fammi camminare al contrario, voglio tornare come ero prima. E quando va a fare l'ultimo esame, il medico gli dice che invece per sempre sarebbe rimasto con le chele spezzate, e quindi lui scoppia a piangere in un modo fortissimo. A un certo punto però l'infermiera entra in quella sala e gli porta una sedia a rotelle, e a quel punto quella sedia a rotelle, le sue lacrime si trasformano sul volto e inizia a ridere perché maledettamente, ma grazie a quella sedia a rotelle, lui capisce in quel momento che poteva conseguire il suo sogno e realizzarlo, camminare in avanti anche se aveva qualcosa in meno, non aveva più le sue chele, non aveva più le sue gambe. Questo vuol dire riparare, e questo vuol dire sentire la vita. Questo è diventato per me un messaggio importantissimo, ed è quello che è accaduto nella mia vita. Io sono cresciuta senza mia mamma, senza un pezzo importante, e la mia più grande debolezza è come essere senza gambe in alcuni momenti, per il grande dolore e per la grande mancanza che ho di lei. Però questo grande dolore condiviso è diventato la mia forza, ed è diventato soprattutto la mia spinta, una grande desiderio di giustizia che ho iniziato a provare quando ero piccola, e quindi una grande predisposizione negli studi, perché senza cultura, senza riempire questo vuoto di qualcosa, oggi non sarei in grado di mettere in campo tante progettualità, ma anche di parlare in questo modo e di credere profondamente in queste cose. Questo vuol dire riparare. Riparare vuol dire andare avanti, e riparare vuol dire che tu non puoi fare più nemmeno uno e cancellare, fare finta di niente, che un segno resta una cicatrice, resta una ferita, però quella ferita non resta infetta e non è quindi in grado di contagiare e infettare tutto il resto, resta un segno, diventa come il colore dei tuoi occhi, il colore della tua pelle, il colore dei capelli che hai, ma il tuo segno è della tua impronta che puoi mettere nella vita. Questa è una storia di giustizia per me. Qual è la mia storia di giustizia? La mia storia di giustizia è lavorare con le ragazze e con i ragazzi che fanno parte di contesti criminali
perché nascono in quei contesti e non hanno nessuna colpa per essere nati in quella famiglia con tante marginalità, con tanti ostacoli, con tante barriere, e nonostante sono nati in quei contesti non devono diventare degli esseri umani di serie B, devono avere le opportunità di tutti e di tutte. E quindi la più grande giustizia non è l'arresto o la condanna a morte di chi ha ucciso mia mamma, di chi quel giorno ha sparato, che è in carcere, che è stato assicurato alla giustizia, lui, tutte le persone che hanno organizzato, i mandanti, vi posso fare i nomi, il Cancimino, Alfano, Cagliazzo, ma la mia più grande giustizia è immaginare che i loro figli arrestino quel progetto di vita brutale, criminale, abbrutito, pieno di morte e pieno di violenza. Questa è la giustizia riparativa e questa è la storia di Lucia. Lucia è una moglie di un uomo bellissimo che si chiama Gaetano. Gaetano è una guardia giurata che lavora a Piazza Mercato e il clan di Piazza Mercato, per accaparrarsi le armi, aggredisce le guardie giurate, perché sono armi anche molto ben fatte, sono armi molto prestigiose, e nel realizzare quella rapina a Gaetano, Gaetano viene sparato e Gaetano perde la vita, e Gaetano non abbraccia più sua moglie Lucia e non abbraccia più sua figlia Veronica. Lucia, e a Napoli c'è questa esperienza meravigliosa, il coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti di Camorra. Siamo tutti quanti insieme, condividiamo i nostri percorsi familiari. Oggi Lucia, se vai a Piazza Mercato, sapete con chi l'ha incontrata? L'ha incontrata con il figlio del ragazzo che guidava il motorino dove dietro c'era l'altro ragazzo che ha sparato e che ha ucciso suo marito. Lucia ripara quel bambino e scrive nella sua vita una pagina di giustizia, una giustizia però che è qualcosa di più alto. Ecco, se esiste una giustizia giudiziaria, le manette, i tribunali, gli arresti, le volanti, quello è un primo gradino. Noi dobbiamo andare oltre e dobbiamo salire tutta la scala. Esiste un altro tipo di giustizia sociale, umana, che è tesa a modificare le realtà che producono questi fatti, che è tesa a riscattare quella povertà e quell'ingiustizia, e guarda non al passato della vendetta e forse neanche al presente della constatazione, ma guarda al futuro, guarda al cambiamento, perché i figli di chi ha ucciso Gaetano Montanino, come i figli delle persone che hanno ucciso mia madre, ecco, e quelli ai quali io guardo, ed è per questo che io oggi vivo uno dei regali più belli che la vita e che la giustizia nella quale credo io possa vivere, che è essere qui su questo palco accanto ad un uomo che si chiama Alessandro e accanto alla sua storia, accanto al suo impegno. Non è vero che le rette parallele non possono mai incrociarsi, ci sono delle parole importanti nella vita delle persone che sono la parola amore, giustizia e libertà, che possono far incrociare anche le persone che possono pensare di vivere in modo diverso, di provenire da famiglie diverse, provenire da quartieri della città diversa. Io vengo dal Vomero, un quartiere che agli occhi di tutti non c'è la criminalità, non c'è la piazza di spaccio. Lui viene da Rione Traiano, un quartiere dove invece ci sono e come le piazze di spaccio, ma invece siamo tutti quanti uguali. Ed è che cos'è che ci rende uguali? Il credere nella giustizia e impegnarci in modo democratico, ma soprattutto in modo anche vivo, perché noi nel fare tutto questo ci divertiamo anche tantissimo. È l'unico modo che abbiamo imparato per stare al mondo, quello di occuparci di queste cose, perché occupandocene noi ci sentiamo di dare il nostro contributo. E c'è tanto bisogno di noi in questa storia. Siamo quasi giunti al termine. Il fatto che ci si diverte, sì, dai, insomma, anche abbastanza. Insomma, ci sentiamo giovani, no? Adesso noi stiamo, tra un po' si aprirà questo sipario e sono molto felice che alle mie spalle, secondo me, si è già preparato Pierluigi. Io ho conosciuto Pierluigi Bevilacqua, l'attore e regista che è qui dietro, perché è stato uno dei primi. Io c'ho una storia particolare come autore, sai, vendo in tutte le case circondariali di questo paese, ho venduto 22.000 copie di un mio romanzo da Roma in su, ma al sud faccio difficoltà, a parte la Sicilia perché il mio
territorio, il mio editore è di questo territorio. E un giorno ricevo una telefonata da Pierluigi, che c'ha un piccolo spazio veramente che va oltre la resilienza, c'è cioè un luogo importante a Foggia, che è un piccolo, il piccolo teatro degli impertinenti, che c'è l'aconico PCI, che per me l'altra volta sotto occhio ho detto cavolo, in tutti questi anni ho avuto a che fare con il Partito Comunista Italiano e non me ne sono manco accorto. Mi metto piedi in questo piccolo spazio perché vengo chiamato come autore per fare un tour con il mio romanzo e inizio a frequentare Foggia, inizio a frequentare lo spazio di Pierluigi, ci vado anche con altri miei spettacoli, ci scambiamo pareri, riflessioni, ci scambiamo luoghi, guarda che c'è questo festival, guarda vai a Napoli, oh, ci vediamo a Bibbiano, cerchiamo di creare una rete tra compagnie giovani, ok? Però spesso ci capita che quando abbiamo un giornale, che può essere Il Sole 24 Ore, che può essere Repubblica, Napoli, così come Foggia, come la maggior parte di molti paesi del sud, stanno sempre in tutte le classifiche della qualità della vita, della qualità della vita dei minori, della qualità della vita dello sport, della qualità della vita riferimento alla cultura, è sempre, sempre agli ultimi posti, ok? E noi oggi, Pierluigi ci racconta una storia di calcio, una storia di musica, ok? Lui che proviene da un territorio dove sta dando tutto per il teatro e insegna il teatro. Napoli con lo sport, con la musica, con il teatro, prima ricordavo ad Emanuele che noi siamo quella città dove il lunedì, che in tutto il mondo i teatri sono chiusi, a Napoli se vai nel teatro più sfigato, nel quartiere più sfigato di periferia a Napoli, trovi 200 persone in platea di lunedì ad assistere ad uno spettacolo. Eppure la percezione che si ha al nord quando il giornalismo racconta questi territori, che sia Foggia, che sia Napoli, è che siamo territori dove ormai non si fa nulla. E tu sei un assessore alle politiche giovanili, punti molto ai giovani, soprattutto al teatro, hai fatto tantissimo, anche allo sport, alla musica, ok? Che cosa accade al giornalismo, alla narrazione mediatica, ad un certo punto quando tutto il positivo che avviene in questi territori, che può essere Foggia, un piccolo spazio in centro, o che può essere Napoli, penso a San Giovanni a Teduccio, al Nest, ok? Che cosa accade a questi giornalisti che non vogliono spendere parole? Io l'altra volta ti ho detto, io vivo il nord e faccio un mestiere bellissimo, perché poi la mia storia ha avuto un risvolto bellissimo. Io vivo di teatro, vivo in un luogo stupendo, ci sono tre donne che si prendono cura di me e io mi prendo cura di loro in uno spazio che si chiama la Corte Ospitale, dove io mi prendo cura di centinaia di compagnie che tutti gli anni passano da noi, ok? E questo avviene perché abbiamo un'amministrazione, che sia comunale o regionale o ministeriale, che ci sostiene, ok? E quando guardo il sud e quando guardo Napoli, l'altra volta ti ho detto, io ho come l'impressione che siete soli, che il vostro sia un lavoro costantemente fatto in una più pericolosa solitudine, che sia Foggia, che sia Napoli, che sia Palermo. Ti chiedo, tu come amministratrice, ok, ti senti sola? Nella mia città assolutamente no. Nel rapporto di un'attenzione oltre i confini, da Napoli in su, mettiamola così, vedo che si fa un gran fatica a sentire il sud, sentire con quel senso del cuore dal quale siamo partiti. Napoli in questo momento sta lavorando molto su se stessa ed è profondamente cambiata. Oggi abbiamo ospitato, abbiamo lanciato una campagna nazionale che è il diritto all'informazione positiva. Io voglio capire chi è che ha deciso che l'informazione è solo negativa. Esiste il diritto delle cittadine italiane e italiani anche di avere notizie positive. Io voglio sapere chi è che ha deciso questo. E abbiamo accolto un festival, il Festival della Positività, non a caso portato avanti da uomini del sud che lavorano al nord, e sono stata la prima firmataria di questa posizione, di questa petizione, il diritto all'informazione positiva, perché soprattutto il sistema pubblico italiano, che è il nostro sistema pubblico, deve tenerne conto, perché il brutto va denunciato,
assolutamente, sempre. Ma anche il bello va raccontato, perché le persone, soprattutto i ragazzi, bisogna dare la possibilità di scelta. Se io racconto solo il brutto, consegno un percepito a dei giovanissimi che hanno ancora tanto da consumare rispetto alla propria esperienza di vita, soltanto brutto, e quindi io non do l'opportunità di scelta. Ma sapete quanti ragazzi di 14-15 anni mi capita che si alzano in piedi e mi dicono: vabbè, stesso Ale, tu sei troppo bello, tu sei diverso, mi hai convinto, però Ale sa, ma se io a 30 anni sono disoccupato e con 3 figli, ma io è normale che spaccio? A 14 anni dico: scusami, ma quanti colloqui di lavoro hai fatto e non ti hanno preso? Ma cioè, perché pensi che a 30 anni sei disoccupato? Raccontami 4-5 esperienze tue brutte e poi ne parliamo. C'è un furto che si sta facendo alle giovanissime generazioni, che è proprio l'educazione al futuro. E c'è un contesto, e questo è un torto che si fa anche nei confronti del sud, ma noi siamo più forti, ed è un torto che si fa di pressione ambientale molto forte. Te ne devi andare. Le famiglie più forti, più benestanti, fanno la corsa e raccontano ai propri figli: no, perché tu te ne devi andare là, devi andare qui, devi andare là. Allora noi oggi, in questi anni a Napoli, e stiamo raccogliendo i primi risultati stratosferici per il nostro territorio, perché in 7 anni abbiamo raddoppiato il 97% delle presenze turistiche, sono partiti progetti di rigenerazione urbana tra Bagnoli e Napoli Est, abbiamo avuto il riconoscimento del centro storico come patrimonio dell'umanità, perché poi non dobbiamo mai dimenticarci i 3.000 anni di storia che sono soprattutto nelle terre del sud immediatamente fruibili sotto i nostri piedi, e da lì si deve lavorare ogni giorno, non ripartire, perché l'abbiamo sempre avuto. Ecco, in tutto questo c'è, in questo momento nella nostra città, il perché di questa risposta. Nella mia città non mi sento assolutamente sola, sento sicuramente che non c'è un sentire nazionale come mediaticità, ma anche come impegno politico, in grado di rappresentare una stagione che è quella di un sud, o la, sicuramente la città di Napoli, che non è più col cappello in mano, noi non siamo più a chiedere assistenza a nessuno, ma anzi siamo la più grande startup del Mediterraneo in questo momento, perché c'è un momento di autoimprenditorialità sulla creatività, sull'innovazione, e soprattutto, questo è importante dirlo in un appuntamento sulla legalità, il fatto che ci siano delle amministrazioni con il volto pulito e con le mani pulite e con una credibilità è un elemento fondamentale, perché consente a tutto il territorio di fidarsi e di mettersi in gioco, consente a tutto il territorio di dire sì, lo voglio fare, e sostituire quella domanda che alcune volte ci fanno, la domanda che dovrebbero fare ad Alessandra non è: ma a te chi te lo fa fare? La domanda che dovrebbero fare ad Alessandro non è: a chi te lo fa fare, o qui a Enna, a voi ragazzi, ma a voi chi ve lo fa fare? La frase che dovrebbero dirci e che dovremmo dire: ma perché non lo fai? È proprio questo quello sul quale noi dobbiamo impegnarci e metterci in gioco. Quindi c'è un rapporto che secondo me va soltanto fotografato, ma non ce ne dobbiamo frustrare o crucciare più di tanto, dobbiamo concentrarci sul nostro percorso di città che facciamo, soprattutto per consegnare un'immagine che non sia soltanto l'appello restate qui, perché restare tutto sommato è un concetto statico, cioè resto ma a fa cosa, sta fermo? No, ma il concetto deve essere cresci qui, cresci in questi territori, a Foggia, a Palermo, a Enna, a Napoli, cresci qui, perché ci sono tutti gli ingredienti, e la legalità è un fattore anche economico per lo sviluppo dei territori, ovviamente fondamentale, e c'è bisogno che ci sia una leadership in tutti i settori, dall'imprenditoria alla politica, all'istituzione, alla cultura, che ecco, di camorristico e di mafioso non abbia proprio niente, né i capitali ma neanche gli atteggiamenti. Mi piaceva molto quelli che hanno detto i ragazzi che prima hanno lanciato la serata con la loro musica e con quel messaggio molto bello legata alla mafiosità, cioè a quel modo di fare dentro di noi di arroganza, che pensiamo con una strada facile di poter avere noi a discapito degli altri. Grazie Alessandra, adesso lasciamo il palco allo spettacolo Frichigno.
Posso? Tra l'altro voi siete il premio più amato a Palazzo San Giacomo nella stanza dell'assessore Clemente, perché quando sfoggio quello di 3 edizioni fa, quando sono già venuta qua, tutti quando entrano fanno un sacco di complimenti per questo unico premio fatto con i materiali del riciclo e del riuso. Grazie. 1, 2, 3, 4, 5.